la sdraio lì. Qualcuno si può. La sdraio un po' più a fianco, un po' di sopra. Ma no, non c'entra niente. Quello no, non penso che sia un nesso. Diciamo che ci sono persone che sono un po' più propense e altre no, quindi. Fuori fuoco. Io. C'è qualcuno qui dentro? Puoi darmi il segnale facendo accendere questo strumento? Devi soltanto sfiorarlo. Dobbiamo solo stabilire il contatto con te. Nulla di più. Vogliamo sapere perché fai questo a queste signore. Ti hanno fatto qualcosa? Ce la fai? No, se sei tu vieni qui nel posto io scavalco vado di mano. Se no faccio questa. 3, 2, 1, via. Registriamo? Sì. C'è qualcuno qui con noi? Siamo venuti qui per chiederti se vuoi comunicare con noi, per piacere. E perché se c'è qualcuno che fa questo a questi signori. Guarda qua. Sto facendo registrazione, per piacere. Se vuoi comunicare con noi, puoi far accendere questo strumento che c'è qui con questo LED verde. Devi solo sfiorarlo. Oppure puoi fare quello che fai quando fai i dispetti a questi signori. Perché non li lasci in pace?
c'è qualcosa che possiamo fare per te affinché tu sia tranquillo e tranquillizzi Luigi e la sua famiglia, per piacere? Dicelo. Noi siamo qua per ascoltarti. Se possiamo darti una mano, te la diamo volentieri. Purché ci lasci un segnale e ci fai capire qualcosa. Grazie. C'è qualcuno con noi? Quando è che c'è stato l'incendio qua? È tuo, sì. E gli altri sono noi? Fammi vedere, perché se siamo no, se potrei essere anch'io al terzo. Sì. Sì, siamo noi. Siamo no, l'ho chiesto perché magari alcuni punti sono ancora caldi a causa dell'incendio. Dell'incendio. Non mi svegliare Stefano per piacere, parla ad alta voce così non mi confondo. Thank you.
Io nemmeno. Possiamo provare a parlare? Vogliamo provare a... una sessione? Ma sì, io direi di sì. C'è una persona che dorme. Io riesco davanti. C'ero anche io però lì vicino. Ce ne sei quattro qua. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno, puoi darmi un segnale della tua presenza. Puoi farlo sia facendo accendere questo strumento che io utilizzo, sfiorandolo, oppure puoi dare un guardo, un rumore come questo. Puoi darmi un segnale? Se sei qui con noi, manifestati, dacci un segno. Puoi anche sfiorarmi il volto per farmi capire che ci sei. Puoi toccarmi.
C'è qualcuno magari che, con cui preferisci parlare? Io ti dico adesso i nomi e magari ti farà lui qualche domanda. Se preferisci, fai accendere lo strumento. Io sono Pippo, vuoi parlare con me? Vuoi parlare con Max? Parlare con Stefano. Guarda, adesso arrivo anch'io. Ma con Angelo. Sto giochino. Guarda di là. Ecco. Con Francesco. Siamo due. Con Cristian. Con Michela. No, vuoi proprio comunicare con nessuno. No, non ci sei. C'è alcuna traccia di elettromagnetismo? Assolutamente. No, ma... Però se domani abbiamo una telefonata loro non ci dobbiamo. Non ci dobbiamo meravigliare. No. Fai muovere quella pallina. Se hai bisogno di forza e di energia per farla muovere, prendila pure da me, te la presto, te la do. Io ho di forza, io. Te la presto, se la prendo. Me la presti, poi me la dai. Te la presto, non te la lascio. Questo rumore? Ok. Muovi la pallina. So che ce la puoi fare. Lanciala verso di me, giochiamo a palla, dai. C'è qualcuno che parla di là, di là. Muovi la palla, no, viene forte, coraggio. Puoi lasciarci anche un messaggio registrato, se non vuoi farti ascoltare lo ascolteremo dopo. Lasciaci giù qualcosa, grazie. Visto che non c'hai le palle, fa muovere sta palla. Hai sempre abitato qui? Cioè qui ci sono segni di bruciature, no? C'è stato il fuoco, ma sei capace di farlo? Dovresti farlo adesso che ci siamo noi. Volevi parlare con Michela? Dai che sei capace, su. Non è che devi fare un lancio, chissà che è abbastanza solo di un millimetro.
a farci vedere che la sposti. Qualcosa di rosso lì, per un istante, lì. Quindi. Quello più fumo. Quel bianco? Sì. E poi rilevare il fumo, magari c'è un aspiratore. Non si accende? No, perché c'è stato un lampeggio rosso. È quello, rilevare il fumo. Ah, è normale. Sì. Sono fratello. Ancora l'angelo che sta ancora lì. Scusate, scusatemi. No, io. Tutto a posto, Michela? Sì, sì. È qui, Michela? Sì. Eh? Sì. Le provocazioni non sono gradite. Infatti sono dovuta uscire. Allora te lo chiediamo per piacere. Puoi farci questo piacere? A muovere quella pallina. Non vogliamo darti fastidio, vogliamo soltanto stabilire un piccolo contatto, dopodiché ci farei capire se ti diamo fastidio o ce ne andiamo. Per farci capire che non siamo graditi, che dobbiamo andarcene, muovi quella pallina. Hai tante possibilità di farti notare, facendo accendere questo strumento, facendo spegnere quella luce o spostando la pallina. Passi un attimo che poi. Puoi assorbire energia da questa pila. Per far muovere quella pallina è facile per te. Sei dentro questa stanza? È molto preziosa. Neanche una parola. Niente. Magari ha paura di noi? Non deve aver paura, noi non possiamo, non ti facciamo niente. Non siamo qua per farti del male. Dobbiamo soltanto chiacchierare. Non siamo tuoi nemici, non siamo ostili. Te lo chiedo ancora per piacere, puoi lasciarci un messaggio, grazie. Che è successo? Qualcuno sarà entrato di là. Sei qua con noi?
Sei qua con noi? Fai un rumore, accendi le luci, sposta la pallina, fai qualcosa. Ti diamo fastidio? Allora facci capire che se ti diamo fastidio noi ce ne andiamo, ma ce lo devi far capire. Allora, così, se no non lo sappiamo e insistiamo. Tu invece facci capire chiaramente che ti diamo fastidio, facendo un rumore, facendo cadere un oggetto, e noi ti prometto che togliamo subito il disturbo. Ce ne andiamo? Vuoi che ce ne andiamo? Fai spegnere quella luce o fai accendere quello strumento se vuoi che ce ne andiamo. Grazie.
l'olio. Per me è la loga. Perché scusa, anche questo non me lo spiego io. Questo te lo spieghi tu? Dreams.